spugniamo per inumidire. Che c'è già stata la crescita da ieri. Caldo, tiepido. Non sento tantissimo. Anestetizzato. Sento il fresco dopo. Ovvio che non è il caso in questo momento andare a fare la testa nella neve. No. Bella questa, primo piano, primo piano, primo piano, primo piano. Carina. Il non era un piccione galattico. Cioè avere a che fare con uno pezzo di fango è una cosa, ma con due, porca di una vita. Pezzo di fango a me. Certo. Non posso dire. Vediamo che Sabrina dà il meglio di sé, la contessa. Riempigli le orecchie di schiuma, se... così non sente quello che possiamo dire dopo. Sperando che sia quella mentolata che ha degli effetti collaterali normalmente la mentolata. Io la uso per pelare le patate perché mi è scappata lì, non volevo dire. Patate. Sì. Patate. Non cibo. Cioè, perché anch'io come il buon barber sono sadico e quindi si può usare anche la schiuma del dentifricio, però mi sembra un po' troppo. Un bel dentifricio mentolato fa la sua porca. Mettiamo la schiuma da barba. Dottor Spock, non ho le orecchie a punta. Adesso sai che noi truccatori con un po' di lattice possiamo dire anche i trucchi cinematografici, possiamo creare qualsiasi cosa volendo. Oppure vale, vabbè, io che sono un amante di Star Trek potrei anche dirti T'Pol, che è molto più figa, dai. Chi è? T'Pol è sempre una vulcaniana, una vulcaniana, non vulcaniano, una gnocca vulcaniana, una cosa ultra vulcaniana, cioè. Cioè, non fosse per quelle orecchie a punta, non dice mai una qualunque. Ma scusate se muovo la telecamera. Adesso che sono così, mi piacerebbe fare delle foto tipo tutta dipinta, tutta colorata. Non c'è problema, la prossima volta caccia è viva. Certo, come no? No, tanto adesso poi farò crescere i capelli e non, cioè, per un po' non si tocca. Aspettate, amo mia propingo al momento... topico. Diciamo che ci sarà ancora facilmente una rasata, magari per l'Arfetis Day, tra un mesetto a Genova. Vediamo. E poi di lì lasciare crescere. Vediamo. Anche perché c'avevamo Teresa in al forum che si sentiva sola. Era rimasta lei l'ultima bald woman, amante delle rasature. In qualche modo bisogna creare, non dico un gruppo che sarebbe fin troppo, ma almeno un tot di persone, di fanciulle, che in qualche modo rappresentino quello che può essere lo zoccolo duro dell'Art Forum, dove naturalmente ci sono lunghisti, amanti del bob, del colore, dei bigodini, delle ricce, eccetera, eccetera, ma diciamo che la maggioranza è amante della donna che ama, come in questo momento, sedersi su una poltrona old style da barbiere e sentire il rasoio sul cuoio capelluto. Sensazione? Per il momento non sento granché, oltre la lama. Può andare in pausa.
Mi tocca una pausa. Ok. A dopo. 3, 2, 1.